Anche quest'anno il nostro viaggio in Molise torna a Larino per seguire insieme a voi la nona edizione del Presepe Vivente, organizzato con impegno dall'Associazione CAR. Noi ci troviamo in uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Larino, via Santa Maria. Allora restate con noi per seguire e scoprire tutti i segreti e le emozioni di questo presepe. Benvenuti al presepe di Larino. Franco Di Pilla, anche quest'anno tanti visitatori. Qui ci sono lavori in corso in questo forno molto particolare. Sì, infatti è un forno antico, a legna, come si usava una volta. Facciamo il pane, come si vede, come si faceva una volta, a lievito madre. A parte il fatto che io ho pure un panificio, e allora so com'è importante fare il pane come una volta, perché la gente adesso ha fatto tanta roba genuina, perché non si può andare avanti più con le medicine e robe varie. Oggi, come si dice, tutto a chilometro zero. Esatto, tutto a chilometro zero, dal produttore al consumatore. Stiamo cercando di fare anche di portare la farina dal produttore al consumatore direttamente, senza la solita filiera. Se ci riusciamo, ben venga. Vogliamo far provare un assaggio virtuale ai nostri telespettatori. Vediamo cosa c'è qui. Certo. Apriamo il forno, c'è la pizza bianca, la scanata, come si chiamava una volta, che ho fatto sempre con il lievito madre, come una volta, sì, col buco in mezzo, sopra ci sta il sale doppio e l'origano. Noi l'abbiamo provata e possiamo dire che è davvero deliziosa. Allora, buon proseguimento. Grazie pure a voi, ai telespettatori di tutti i Telemolise. Incontriamo le massaie del presepe vivente di Larino. Noi siamo con la signora Nicolina, vediamo, c'è il caminetto acceso e voi siete al lavoro per preparare la pasta. Sì, stiamo preparando dei cavatelli. Praticamente si prende la farina, si mette un po' di sale, dell'acqua e si impasta. Dopodiché si fa la sfoglia e dalla sfoglia poi si fanno questi quadratini chiamati cavatelli, che vengono cavati con due dita. Ma come si stabilisce la giusta consistenza? È una cosa, non è che c'è una dose, si vede ad occhio quando la pasta... Tastandoli? Ecco, tastandoli esattamente, quando la pasta non deve essere non molto dura, non molto morbida. E come vanno conditi? Vanno condito con pomodoro, con ragù, ma in maggior parte con la salsiccia. Diciamo. Qui a Larino in particolare? A Larino a me personalmente mi piacciono con la salsiccia di fegato. La fegatazza? Sì. Poi sì, chi fa il ragù con la carne, con il macinato oppure col pomodoro. Si possono fare anche con i broccoli di rape, si possono fare anche aglio e olio e peperoncino, dipende i gusti delle persone. E in questo presepe c'è anche un laboratorio creativo, noi ci troviamo all'interno della scuola di pittura, incontriamo Graziella, tanta creatività appunto qui. Beh, ce n'è tantissima, a parte che ci sono energie giovani, c'è la gioventù, quindi energie forti, belle, giovani, creative. Secondo te qual è il valore più forte di questo presepe, che poi accomuna, mette insieme tante generazioni? Beh, è semplicemente bellissimo, è rivivere il Natale dopo più di 2000 anni, tutti quanti insieme, e tutti insieme, veramente tutte le compagini, tutte le generazioni, mettere insieme i valori dal più grande al più piccolo. E tra gli angoli più suggestivi del presepe vivente di Larino c'è sicuramente questa scena allestita in un locale che rappresenta un vero e proprio museo. Noi siamo insieme a Nicola Gabriele. Sì. Questo partecipo da parecchi anni a questo evento che mi piace moltissimo. Ogni anno ci metto qualcosa di nuovo. Questi attrezzi e accessori risalgono a quali anni? Parecchi anni. Cioè, quanti? Più o meno questo c'ha più di 100 anni. Questa qui. Poi sono tutti gli attrezzi che si usavano prima per il grano, questo per il vino. Si mettono vicino agli asini questi qua. Si chiamano i varili. Come dire, c'è tanto da guardare, osservare, ma anche da imparare. Sì,
soprattutto per i più piccoli, ma anche per noi più grandi. Sì, ci vorrebbe una giornata per fare queste cose qua. Queste sono le cose per gli asini, che si mettevano dietro gli asini quando calavano. Sono tutte quelle mascature vecchie, questa è una zappa che si rimassava la calce, sono tutte quelle cose, questo si chiama bugiardo che si fa. Cosa serve? Bugiardo alle birre. Questi sono tutti attrezzi che usavano i vecchi scalpellini una volta, questo si chiama schiandino, schiandavano le birre, che sta fatto apposta così per rompere le birre, si lavoravano. Sono tutti pezzi unici. Sì, questi qua stanno fatti tutti con queste puntatuoli vecchi, vedi? Come stanno fatti, tutti a mano. Questi qua si mettevano l'acqua e allimavano così i coltelli. E nella scena della drogheria incontriamo la signora Lucia, tutto curato, vediamo nei minimi dettagli. Sì, sì, abbiamo messo tutti i legumi, tutte le spezie, abbiamo cercato di rappresentare un po' quello che c'era nella drogheria di una volta. Lei perché ha deciso di partecipare al presepe vivente di Larino? Mi hanno coinvolto un po' i miei parenti che sono anni che lo fanno, poi sono venuta anche l'anno scorso, mi è piaciuto molto. Mi piace partecipare, aiutare insomma chi lo ha organizzato.